benvenuti nella mia cucina, benvenuta Margosi Caboni. Insomma, tutti ti conosciamo come una dottoressa, esatto, del medico, sì, sì. Il medico in famiglia. Oggi sei una cuoca. Oggi questo è il mio piano operativo, esatto. Per cui esatto, non rianimerò persone, ma mangiamo oggi. Ma mangiamo, ma sì. Allora, oggi il menù è un po' internazionale, come te, sì, del resto, sì, e sì. Si chiama menù d'oltreoceano. Allora, facciamo. Io già sono cieca e il menù è difficile. Baking soda, biscuit e Wolford salad. Ah, mappa, questo è il brava, tuo, la pronuncia. Poi uno spezzatino pelle rossa, quindi al sugo rosso, poi facciamo una Mississippi mud pie che è buona, una torta al cioccolato buonissima, poi facciamo invece i muffin ai mirtilli e questa è la nostra rubrica sotto a chi torta, perché facciamo cucinare un piccolo chef. Oh, che bello. E poi c'è la mia ricetta salvacena, quella che devo fare di corsa, e oggi faccio hot dog on a stick che sono una roba buonissima, un po' una ciccionata ma molto buona, e delle frittelline di mais, ma questo fra un po', prima del telegiornale. Adesso vediamo operare la nostra, sì, Margot. Ok, cosa sono dunque? Pronta. Hai un'insalata, allora, e delle... E questi biscuits, okay, che sono praticamente un pane, quindi delle pagnottelle che noi ci mangiamo di solito durante la festa di ringraziamento, oppure durante il New Year's Eve, Capodanno. Ok. E adesso invece ce la mangiamo con questa insalata Wardo. Ok. Che è un'insalata piena di roba che bella buona. Pronuncia che c'ha lei. Altro, c'ha questa mamma canadese che mi ha ecco, ispirato. Ecco, tu sei infatti questa... sei un po' un misto di... Sì. Hai una mamma canadese, però c'è anche una parte ungherese. E il padre è ungherese. Ah, ecco. E tu cosa, esatto, ci fai in Italia? Boh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Però sta qua. Bene, meno male. Meno male. Dai, meno tu male. Parti, io ti aiuto. Dimmi, okay, da dove partiamo? Allora, io direi dal... di tagliare tutte queste cosette qui, che, okay, facciamo l'insalatina, e poi facciamo la salsetta. Va con bene. Lo yogurt, ma la domanda mia, sì, non è meglio mettere prima i biscotti in forno? Tu sei molto saggia. Io diciamo che ho una certa saggia. Praticaccia. Beh, non male. Ti prendo una ciotola, sì, aspetta. Sì. Anche perché sono molto curiosa di vedere, mi si è incastrata la ciotola. Ma oddio, la ciotola. Ecco, eccola. Ecco. Allora, che sono? Allora, vado io? Certo, faccio, io tutto ti seguo. Va bene, vado. Farina, quindi. Allora, farina. 250 grammi, io non lo so, ma lo vedo scritto lì, non è che la cosa. E così la dicono. Poi, un po' di burro. Lo vogliamo sciogliere o lo impasti con le mani? Io lo impasterei con le, okay, mani, perché mi diverte. Sì, allora forse bisognerà tagliarlo un po', okay, a pezzettini. Guarda, qui c'è un coltello. Tagliamolo a pezzettini. A te piace cucinare, quindi? Guarda, moltissimo. In realtà lo faccio poco perché... C'è poco tempo. Perché c'ho poco tempo, però mi piace molto. Ti guardo, ti seguo, ah, mi, sì, diverti, wow, molto. E quindi mi piace tanto, infatti, guardare i programmi di cucina. I programmi di cucina, moltissimo. Però, ecco, mi piacerebbe avere più tempo per farlo meglio. Vabbè, lì tipo, qua non so che sto facendo, però adesso mi diverte. Io so che ti sporchi questo bellissimo anello. Dici per che lo devo togliere? Sì, dai, toglilo. Brava. C'hai ragione. Vedi, vedi, io non ce l'ho questi momenti di saggezza. Allora, 100 grammi di margarina. Lo mettiamo qui, così poi ce lo lasci. Bravo, è un classico poi dover rincorrere gli ospiti. Quindi 100 grammi di farina, sì, e... No, scusa, 250 grammi di farina e 100 grammi di margarina. Fantastico. A impastare. Ho capito che si dice shortening in canadese, così parliamo anche un po' di, ah, di, sì, di inglese. Sì, mancava, oggi. Sì, esatto. Eh? Mm. Ma che cosa si dice? Si dice shortening la margherina. Ah, ecco. Shortening. Burca, tu hai capito perché? Io no, no, però io così. Non lo so, io ero rimasta butter, tanto bene, il burro. Io quella ho, esatto, imparato. Esatto. Poi, dunque, fatto aspetta, questo. Aspetta, che tu sei sporca, ti passo io il sale e lo zucchero. Brava, giusto? Grande, perché che ci sei tutta impastata. Di sale e allora, uno di zucchero. Aspetta che arrivo, Fantastico. Facciamo un pezzettino di questo qui, come un cucchiaino. Fantastico. Di sale e uno di zucchero. No, però io voglio sapere veramente come sei capitata in Italia. Ma guarda, dai, in realtà ai miei genitori piaceva moltissimo il sole, piaceva moltissimo la pasta. Per cui hanno, è deciso... Vero? C'è stata una scelta di cuore, cioè di venire a vivere, sì, in Italia, sì, ma che bello! Guidati dalla passione, dalla follia ovviamente, e poi lei, credo, insomma, mamma è rimasta incinta, hanno deciso di fare questa, cioè, l'Italia casa, che diventasse casa. In effetti in Canada fa meno 37 d'inverno, veramente? Non è il massimo. No. Non è il massimo. Metto il latte, sì, vado. Sono, io ti dico le dosi, 180 grammi di latte. Fantastico. Sempre con le mani? E questo? Non l'abbiamo messo? Il lievito. Il lievito, butta dentro. Mettiamocelo adesso. Sì. Tutto? Sì, boh. Sì, tanto. Tutto? Sì, deve salire un po'. Tre cucchiaini vuol dire sì. Lo vedi che lo dici? Faccio sempre spesso con le mani? Questo piatto? Sì, oh, no? Sì, sì, certo, come no? E quindi tu sei nata in Italia, però? Io sono nata in Italia, sì, 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 sì. Nata a Roma, infatti io mi sento, insomma, molto romana di Roma, assolutamente la mia... Te l'aveva detto Miguel che sarebbe stato molto morbido questo impasto. Mi avevo avvertito, in effetti. Io se vuoi ti libero,
Sì, aggiungo un po' di farina. Allora, vediamo. Zucchero. Che bello però, quanto è divertente. Sì, pasticciare sì, così in cucina. No, te lo metto sulle mani così si stacca. Grazie. No, se l'impasto è troppo morbido, no? Uno aggiunge un po' di ma farina. Ma forse non basta. Sì, adesso ne mettiamo ancora un po', dai. E quindi sì, insomma, io mi sento romana di Roma, vado molto spesso in Canada perché è un posto molto bello, ci sono queste montagne fantastiche, i laghi, sì, tutto. Certo. La natura è fortissima, a differenza di qua, dove insomma sono più palazzi che altro. Però adoro l'Italia. Poi come si mangia in Italia non si mangia benissimo. Quello è vero, quello è vero. Oh no. Però sei bilingue o trilingue? Sono bilingue, l'ungherese lo stavo imparando e poi ho lasciato perdere perché è una lingua impossibile. È difficile, è davvero? Difficilissimo, non ha niente a che fare con niente. Ma dai, non trovi fuori, guarda, così è più facile. Grande. Vuoi sciacquarti le mani? Intanto quella palla lì, sì, secondo me, già può andare avanti, dai. È normale che succeda questo? Sì, sì, noi ci mettiamo ancora un pochino di farina così, ma il più l'hai fatto tu, vedi? Bene. E quindi l'ungherese è così difficile? Non sapevo. Ma però ha una cioè le lettere sono le nostre o è tipo il russo, l'ucraino, no, che è anche sì. un alfabeto diverso? No, 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 le lettere sono le nostre. Le lettere sono le nostre, però le parole sono totalmente diverse, non hanno. So, l'inglese ogni tanto capisci che sì, sono parole latine, di, francese. Invece ha un altro. Zero, ed è complicatissimo. Quindi. No, hai lasciato perdere. Ho lasciato perdere. Una volta che uno impara lì, cioè che sa l'inglese. Goulash è a posto. Quello è basta. Allora, cara mia, sì, lo stendiamo? Assolutamente. Ci hanno detto di stenderlo su due foglie, ma secondo l'hanno me detto. Non dice che c'è bisogno. Ma io mi fido molto di questi bravi ma no, ragazzi. Ma non tu ti no. fidare, assolutamente. Proviamo così, dai, vai. Ok. Secondo me non c'è bisogno. No. Però noi lo facciamo lo stesso. Poi dovrebbe essere tipo... un centimetro e mezzo, ah, eh? Ok, quindi bisogna tirare un po'. Bisogna tirare un po'. Un po' di qua, un po' di là. E questo però è piatto americano? Questo è un piatto americano, cioè credo che si faccia in tutti i paesi anglosassoni sì, in sì, realtà. Sì, infatti io lo conosco come se è tipo gli scones esatto, inglesi, no? Esatto, sono è quello. Simili. Esatto. Quindi anglosassoni sì, in generale. Sì, 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 insomma è tutta quella cultura lì. Che dici? Secondo me sono 3 centimetri questo, non vorrei... Dici? No, sì, dovrebbe andare, anche perché sennò poi non gonfia più. No, invece sono carini alti. Aspetta, volevo riuscire, non vorrei che fosse appiccicato. No, mi sembra che vada bene. Mazza che brava. Hai visto che brave che pazzesco. Siamo? Ta-da! Che bello. Facciamo le formine. Le formine. Abbiamo messo, sì, sale, zucchero, tutto abbiamo messo. Tutto. Tutto. Senti, però tu sei vegetariana, eh? Io in realtà, quindi sì. Alcune sì. cose della cucina italiana non le apprezzi. Beh, ma quanto oddio. Sei vegetariana? No, in realtà adesso ogni tanto la carne me la mangio e mi piace tantissimo, cioè... Un prosciuttino è fantastico. Come fai di ordinare il prosciutto? È difficile, però per un fatto etico ho smesso sì. per un po'. Ok, no, ma anche di salute. Io dico sempre, io sono molto carnivora in me, però secondo me mangiare poca carne fa bene. Sì, in realtà lo dicono, no? Senti, come lo gestiamo? Ci vuole qualcosa, spennellare? No, io così lo metto. Lo buttiamo in forno. Alla canadese. Alla canadese. Tough. 230 gradi. Vedo qui e aspettiamo che salga questa 10-15 minuti? Una tipo, cosa del genere, una cosa dai. Del genere. Allora, noi adesso facciamo pochissima pubblicità, così ripuliamo okay. e poi attacchiamo l'insalata. Dai. Vai. Bentornati in cucina con Margot Sicaboni. Allora, no, dimmi come si pronuncia in ungherese, che mi piace. In ungherese si dice Sicaboni. Sicaboni, sembra un po' francese. Sembra un po' francese. Poi Margot, no? È che molto francese. Bello, bello, mi piace anche così. Comunque, noi abbiamo messo i nostri biscuits in forno. Brava. E già stanno crescendo, sì, ti dirò. Sì, è vero. Ma che belli. Ma no, erano quelli. Adorativi. No, non è vero, quelli erano quelli sì, pronti. Ho sbagliato. Tu, da brava attrice, hai detto, sarà una finzione, invece no. Comunque sono cresciuti anche no, i nostri. No, è vero, erano io piccoli. Io sono scema, però. Anch'io ho detto, oddio, sembrano già pronti. Che testa. Va bene, un po' rimbambita. Ma sì. Facciamo l'insalata. Ci va bene. Facciamo l'insalata. Vorrei un'altra ciotola. Magari. Mi rimmergo. Rimmergiti, senza incastrarti. Perfetto. No, questa volta è venuta più facile. Ok, anche questa è internazionale. Anche questa. Qua, in realtà ho letto, perché non lo sapevo, che è stata inventata nell'albergo a New York. Immaginavo, fighissimo albergo. Bello, esatto, dai, mi piace. Bella New York. Eh sì. Saranno 20 anni che non vado a New York. Ah, sì. Top.
ci pensavo proprio questi giorni che vogliamo organizzare un viaggio con i miei figli e tutti in America. Bisognerebbe andare a New York. Però noi andiamo dall'altra parte. E dove andate? Los Angeles? Sì, faremo l'altra costa, perché i bambini si divertono di più. Come vedete stiamo tagliando del sedano, esatto. Anche con le foglioline, che diventa anche più buono. Ma sì, carino. Scelta. Ok. Poi? Buttiamo già dentro? Ma no? Sì. Ma sì, dai. Buttiamocela dentro. E poi tagliamo un po' di... Ops. Di mela. Ok. Un po' di uva. Un po' di uva, intera l'uva. La schicchiamo intera o mamma la... Mamma mia, che fatica. O la tagliamo a metà? No, non tagliamo lo so. Tagliamo a metà. Ok, allora tu ti occupi della mela, va io bene. Dell'uva, ti do un coltellino, sì. Dov'è? Qua, piccolino. Sì. Sembra la mela di Biancaneve. È vero, rossa così. È proprio... Che paura, sarà avvelenata, no? Aiuto. Vabbè, ci abbiamo un dottore. Ci penso io. Ma te ti ogni tanto ti scambiano, perché guarda che poi chi guarda la televisione ci ha crede. Un po' questo... Sì, 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 no? Mi fermano per strada e mi chiedono consigli sulla loro salute o su quella dei loro cari. Perché tu, un medico in famiglia, che tipo di medico sei? No. Hai una specialità o sei generale? Sì, sì, mi sono specializzata in neuropsichiatria infantile. Ah, accidenti, quindi tutti i bambini, io sono mio figlio. Sì, esatto, esatto. Pensaci tu, Maria, salvaci. Succedeva molto a Giulio Scarpati, in realtà, il vero medico in famiglia. Okay, il primo. Le prime serie, veramente lo fermavano con i mal di pancia e lui giustamente non sapeva che dire. Bellissimo. Sì. Che la gente si immedesima molto. Invece tu hai studiato tutt'altro, no? Beh, sì. Più le letteratura, più una. Sì, in cose... realtà sì. Ho provato a studiare biologia marina. Che un bello. Anno alle Hawaii sono andata. Che figata! Un anno alle Hawaii! Beh, bellissimo! Veramente un'esperienza. Ma hai studiato pazzesca. O ma hai cazzeggiato tutto l'anno? C'erano le onde, ma no! Cioè, proprio. Assolutamente. Mamma, vado alle Hawaii un anno a studiare. Sì. Hai capito benissimo, no, che ho trovato bello, il però. Surf e mi sono appassionata di surf. E fai ancora surf? Eh sì, quando posso vado, insomma in Italia non è che ci abbiamo dei posti fantastici, no, però c'è. Vero? In Sardegna ci sono dei bei posti, ma anche sul litorale laziale, io vado vabbè, ovunque, quindi vicino. Mi piace molto, sì. Ah, vedi come sei dinamica. Così, chi l'avrebbe mai detto? No, beh, bello. Scivoli, è bellissimo, una sensazione meravigliosa. Senti, poi almeno in Italia non ci sono gli squali. È che non è male, invece alle tipo Hawaii... in Sudafrica, sono quei posti meravigliosi per i surfisti, però se cadi... Se mangiano. Però è un buon incentivo per non cadere e imparare prima. Quello sicuro. Mannaggia. Eh sì, e quindi insomma mi sono fatta un anno lì e poi non ho studiato altro, però mi piacerebbe andare all'università. Dai, allora cos'altro ci vuole? Gorgonzola penso. Buono, sì. E noci, il tagliamo, fai vai tu? Vado io, senti, ti dà un po' il gorgonzola. Sì, mi mette un po' paura. Mi mette un po' paura, io amo moltissimo il gorgonzola. Davvero, sì. È tutti buona. I formaggi puzzoni a me piacciono. Piacciono quelli con la muffa. Guarda, ecco qui. Ecco, sì, poi le noci e poi là così basta, tagliato. Ho capito che a te non ti piace tanto la gorgonzola, basta. No, brava. Un po' di noci. Vado così? Sì. È già bella così, molto infatti, croccante. Io quasi quasi questa non ce la metterei. Non ce la mettiamo anche un po', un po' passitina, via. Sì. Facciamo la prezzemolo. Salsa. Come vuoi, è tua la ricetta. Ma non me la E non la metto, ma non mettiamo il prezzemolo, dai, via. Andiamo di salsa. Dai, andiamo di salsa. Dunque, qui io non so come si accrocchiano, ma qui ci sono gli ingredienti. Allora, questo è yogurt. Sì. Senape, aceto. Aceto. Mettiamo, ti do un'altra ciotola. Io sono fantastica. La dispensatrice di ciotole. Ah. Tra l'altro sì, il prezzemolo ci serve ma per la salsa, vedi? Ah, ok. Un cucchiaio, immagino che bisognerà accrocchiare un po' tutti insieme, sì, no? Sì, accrocchiamo. Quindi un tutto, cucchiaio. No, io metterei un cucchiaio di senape. Cioè, scusa, di yogurt, sì, ciao. Yogurt. Decisamente un cucchiaio di yogurt. Ok. Poi? Senape. Un cucchiaio poi anche. Poi sì, secondo me, guarda. No, un cucchiaino. Va molto a gusti, cioè, io adoro la senape. Sì, poi in grani. Secondo me, per esempio, posso dirti che sì. Per tanto salsa così io ci metterei un tutto po' di questo più. E un bel cucchiaio di senape. Vai, mi fido di te ciecamente. Perché sennò non sa di niente. Certo. Poi, aceto, due cucchiai. Dov'è? Questa veramente non me la ricordo. Mi tremo una, un po'. Vai. Perché poi sono un medico. È vero, meno male che siamo le operazioni non mi vengono bene. Un neuropsichiatra infantile che si deve aprire la pancia. Era la fine. Che dici? Mescolata. Mescolata? Sì, vai. Sale, pepe e prezzemolo. Sale, pepe
pepe bianco o pepe nero? Che cambiamo dici? Un po', mettiamo che quello bianco. Questa, infatti, perché, giusto perché voglio tirarmela un po'. Che bella sta pepe. Giustamente. Vediamo. E un po' di prezzemolo. Ah, il prezzemolino. Sì, fammelo mettere per sì, te, poverino. Ecco. Sentiamo se va bene. L'assaggi tu? A me piace un sacco. Senti che buona, un po' acidula, ma è il giusto, vedi? Da paura di venire a Roma. E poi cosa fai? Cioè questa la servi a parte o la metti sopra? Io la metto sopra. Sì, brava, allora ti do il piatto. Che piatto hai scelto? Con foga. Allora. Giallo che ricorda un po' il sole, sì, la primavera. Sì, come no, scusate, arrivare. Ma guardate come sono belli i nostri biscuit. Sì. Questi sono i nostri, io li tirerei sì, sì, fuori. Sono anche più belli degli altri, non lo vorrei dire. Sì, sì. Cottissimi. Allora, tiriamoli via, bollenti. Questi ho letto che vanno bene anche con gli stufati, con gli arrosti, vero? Esatto, infatti viene usato con il tacchino. Ah, col tacchino, è vero. Col tacchino. Infatti dopo noi facciamo un arrosto così esatto, se li mette insieme. Ci sta benissimo, vado. Vai, ti do un altro cucchiaio così mescoli proprio. Fantastico. Che fame. Quando ti dico che o qui si decide qua di digiunare se no, o niente, diventi 200 kg. Però senti, finché si mangia un'insalata si va può fare, bene. Questo sì. Okay. Bellissima, che dici, la mettiamo sì, qua? Facciamo una porzione con due magari... Che carino. Sì. Dai, faccio io, fai tu. Vai. Fai tu, no, tua. Ok, la faccio dai, dai, faccio tanto io. Devi metterlo qui e poi intorno, perché mi prendono in giro chi lavora con me, perché quando l'ospite impiatta io gli sto sempre addosso. Adesso sì, vado un attimo. Ma questo là è il tuo territorio, giustamente. Noi siamo ospiti qua. Che dici? Un sì, po' di perfetto, più? Perfetto, no, secondo me è giusto. E gliene mettiamo, che ne so, uno o due. Magari qui dove è sporcato. Tappiamo. È bellissima, Margot. Mi piace molto. È vero, vieni, vieni qua. Questo è il nostro tavolo dell'esposizione, io ti regalo il mio libro. Ah, che bello! Mettiamoci a cucinare così evviva, imparo, trovi un po' bene di spunti nuovi. Grazie mille. Grazie a te. Insomma, grazie in bocca a te, al lupo. Grazie a voi. Credi, grazie. Complimenti.